Alle mie spalle c'è la piazza di Montecorice, siamo nel cuore del Montecorice Edwine Jazz Festival, in questo splendido connubio di musica jazz e di vini, e dei vini migliori del Cilento. Come potete vedere sono tanti visitatori che sono giunti da ogni angolo della Campania per gustarsi questa manifestazione organizzata dall'Ufficio Cultura del Comune di Montecorice. Appunto, ci piace chiamarla sinestesia, multisensorialità, offrire al visitatore un ricordo che rimanga quanto più fisso nel tempo, che rimandi alle nostre terre, appunto, ai nostri colori, ai nostri odori. Quindi vino, ottima musica, nel campo del jazz quest'anno forse abbiamo livelli veramente straordinari. I concerti ci hanno dato un'emozione veramente incredibile e di sensi ne hanno mossi tanti, le corde le hanno mosse tutte. Sono emozionato, sono davvero soddisfatto. Volevo ringraziare, ma tra l'altro non è pleonastica la cosa, dietro ogni evento ma del genere, al di là delle realtà amministrative, burocratiche, c'è cioè l'impegno di tanta gente che si muove dietro, questi ragazzi che hanno dato veramente non una mano, sono stati la spina dorsale, col lavoro fisico, col lavoro anche mentale, di organizzazione e di tutto. Mi volevo complimentare con tutti loro. Ormai ci siamo, è terminato il concerto di Espedito De Marino e sta per salire sul palco qui alle mie spalle la vera star di questa quarta edizione del Montecorice Edwine Jazz Festival. Beh sì, noi abbiamo questa grandissima fortuna di girare il mondo e scoprire posti che magari sono anche a 2 o 3 ore da casa nostra, che però non abbiamo mai visto. Questo per me è la prima volta qua e quindi sono felicissimo. La piazza è gremita e sono sicuro che uscirà una bella serata. Tu sei nato praticamente con la tromba in mano, da allora ad oggi cosa è cambiato? Insomma, tu da detto ai lavori puoi dircelo più di qualsiasi altro, nella musica jazz in particolare. Beh, è cambiato intanto che ci sono un sacco di giovani talentuosi, ci sono scuole molto buone dove si può diventare dei buoni jazzisti. Poi la differenza ovviamente lo fa veramente il talento, cioè chi ha quella cosa in più, a prescindere dalla scuola che abbia fatto, prima o poi riesce a spiccare il volo. Non è facile, perché non ci sono tante possibilità lavorative per chi cerca di entrare in questo mondo oggi. Però, ripeto, chi ha il vero talento in qualche modo ne esce sempre. E forse non è anche più un genere così di nicchia come al passato, nel senso... Assolutamente, è cambiato. Io ho visto un po' questa trasformazione quando ho iniziato il percorso con Sergio Cammariere, che era la mia prima esperienza nel pop. E ho visto dopo Sanremo, insomma, i suoi concerti, finito il tour estivo, ai miei concerti di jazz che facevo con i miei gruppi nei club, iniziavano ad arrivare i suoi fan, che sono poi diventati dei fan accaniti di jazz, comprano i dischi, sono i primi a comprare i dischi quando escono. Quindi è bella questa cosa, è come è stato possibile con Sergio questa cosa, con tanti altri, da Paolo Conte a Vinicio Capossela, insomma sono oramai diversi i cantautori, anche italiani, di un certo livello che diciamo si impreziosiscono del linguaggio jazz, quindi di solisti di jazz spesso.